Io odio fare shopping non solo per un problema ecologico, ma anche perché non ho le misure, diciamo, facili, quindi faccio fatica proprio a trovare i vestiti della mia misura, no? Non ho le tipiche misure da modella, ecco, diciamo, 90, 60, 90. Ce l'ho più da compagnia telefonica io. 89, 24, 24. Che poi nella mia famiglia ce le hanno tutte le tette. Tutte, sono solo io così. L'unica. Ce l'hanno tu, mia madre, mia sorella, mia cugina, pure mio zio. Vi giuro. Verso i 13 anni sembrava che stessero crescendo. C'era un certo movimento tettonico. Mia madre era tutta contenta. Vedrai, ti vengono come quelle della zia Maria, a forma di pera. Anzi no, come quella della zia Anna, a forma di mela. Alla fine mi sono venute come quella della zia Pia, a forma di uvetta sultanina. Vabbè, sempre frutta, no? Fa niente. Ci fa niente. Poi si dice che il seno bello sta in una coppa di champagne. Il mio seno un bicchierino di rosolio. La questione di gusti. Comunque il seno piccolo c'ha i suoi vantaggi. Piggiro, stamattina mi era venuto un vantaggio. Puoi dormire a pancia sotto? Vabbè, sembra una cazzata. Puoi andare in bicicletta sul pavè? Sai, San Pietrini, così vai. Non ti trema niente. Massimo i capelli proprio, ma la soddisfazione più grande è che quando parli con un uomo ti guarda negli occhi. Ah sì, veramente? Interessante. No, perché è scientificamente provato che più è grosso il seno di una donna, più si rimpicciolisce il cervello degli uomini. L'altra volta ho detto questa cosa e una signora dal pubblico mi ha detto: brava, tu sì che sei una donna con le palle. Signore, già non ho le tette, non li vorrei fare confondere ulteriormente. Allora, siamo diversi, no? Siamo diversi. Facciamo un esempio di giornata tipo dell'uomo, giornata tipo della donna, in maniera molto schematica, oggettiva, il più possibile, senza fare commentini, cosa. Sveglia ore? 7, 8, 10, stati zitto, 10. Vabbè, dice, facciamo una media, ok? Sveglio ore 7. Facciamo una media, non è che posso accontentare tutti. Allora, giornata tipo dell'uomo, giornata tipo della donna, ok? Allora, giornata tipo dell'uomo. Sveglia ore 7, si prepara per andare al lavoro, va al lavoro, torna a casa e si lamenta del lavoro. Finita la giornata. Giornata tipo della donna, sveglia ore 7, lava, stira, stende, cucina, annaffia le piante, pure quelle finte, spolvera, rammenda e per eliminare l'ultimo senso di colpa dà un'imbiancata al salotto. E siamo ancora alle 7:10. 7:10. Si butta nel traffico nella sua macchina trasformata in centro estetico e litiga col vigile. Lei adesso mi deve fare vedere qual è l'articolo del codice secondo cui è vietato farsi la ceretta mentre si guida. Va al lavoro, esce dal lavoro e va al corso di decoupage. Torna a casa e cerca sul dizionario la parola decoupage. Ma io che cazzo ho fatto tutto il giorno? Non l'ho capito. Mette a letto i bambini, prepara la cena, va dal marito e dice: amore, andiamo di là a farci le coccole. E lui che cosa ha il coraggio di rispondere? Pure a voi. Sono stanco. Stanco. E non è che ti ho chiesto di fare un trasloco. Solo un muscolo devi muovere. Solo un muscolo. Siamo diversi. In spiaggia gli uomini guardano le donne, le donne guardano le donne. Allora non ce l'hai fatta niente dei maschi. Noi dobbiamo trovare difetti a tutte.
Nel frattempo in spiaggia i bambini si possono perdere. Mamma mia, mi hai visto le gambe? Sì, troppo alto, troppo bassa. È troppo grassa questa, mi sei coscio, c'è la cellulite, no? Ma hai visto che caviglie, che c'ha le caviglie pesanti? E lo smalto? Perché per noi lo smalto è fondamentale. Noi troveremmo difetti pure a Naomi Campbell. Troppo abbronzata. Gli uomini guardano le donne anche se negano. Quando mai un uomo ti dice sì, è vero, stavo guardando quella? Mai, a meno che non è tuo fratello, mai. Nessuno ti dice stavo guardando. Poi adesso hanno fatto questi costumi con le scritte sul sedere, no? Queste scritte volgarissime, tipo bitch, cioè orrende. Queste... Vabbè, comunque le scritte sul sedere, e loro quando tu dici ma che fa, stavi guardando quella? No, no, stavo leggendo. Io odio i vestiti con le scritte, queste brutte, tipo adesso vanno in giro queste magliette con le scritte evaso da Alcatraz, sono un bastardo, c'ho il cugino a Lucciardone, sai queste cose? L'altra volta ho visto un ragazzo con la maglietta con la scritta hijo de puta. Le avete viste mai? No, vabbè, orrende. Io ci sono andata a questo e ho detto, ma ti rendi conto che va in giro con la maglietta con la scritta hijo de puta? Me l'ha regalata mia madre. Ah, vabbè, allora è autocertificazione. Saluta la mamma. Gli uomini si lamentano del fatto che noi donne siamo troppo in bagno, no? Ma perché noi ci laviamo? Per loro la doccia, un evento straordinario, da fare solo in caso di vittoria della Champions League. Figuratevi gli interisti, 45 anni che non si facevano la doccia. Vabbè, non ci interessa il calcio a noi. Ma poi il bello è che quando tu gli dici, ma non te la fai la doccia? No, tanto domani vado in piscina. Domani? Oppure la risposta tipica è, no, ma perché io mi lavo a pezzi. Ecco, allora, giusto per sapermi orientare, oggi che pezzo hai scelto? E così so dove devo mettere le mani. Non lo devi dire, lo devi avvertire. Gli uomini, se si svegliano di notte, stanno là, tranquilli. Pensano, esagerato, stanno là tranquilli. Se si sveglia una donna, dormi, perché a noi ci viene voglia di chiacchierare e quello è il momento ideale, perché loro ci ascoltano ma non sono in grado di replicare. Allora, quando io sono rimasta incinta al mio fidanzato, a 9 mesi di inferno gli ho fatto passare, amore ho caldo, amore ho freddo, amore ho tiepido, amore ho sete, ti vado a prendere l'acqua, perché per 9 mesi sono apprensivi, poi non gliene fotte più niente, però per no. Ti vado a prendere l'acqua, no grazie, no l'acqua no. Un cedro della Patagonia. E chi dopo attiva la Patagonia? Ma se lo meritano, se lo meritano. Allora, quando mi si sono rotte le acque, momento delicatissimo però da donna, perché sa che sta per partorire, quindi grande emozione, il fisico che si stravolge, vado dal mio fidanzato e dico, amore, mi si sono rotte le acque. E lui, ma sei sicura? Non lo so, ti aspettavi qualche cosa di più biblico? Tipo io in mezzo alla stanza col bastone in mano, inseguita dagli egiziani. Cosa ti aspettavi? Così. Quando sono rimasta incinta, amore, sono incinta. Ma sei sicura?
secondo lui non avevo digerito il pollo. Quando è nata la bambina, gliela mettono in braccio. Questa è mia figlia. Ma sei sicuro? Non lo so, non si sa mai nella vita. Anche il giorno del parto, no? A noi ci succede di tutto, le doglie, le contrazioni, il cambio della respirazione, tutto a noi, no? Anche in quel caso loro una cosa sola devono fare, accendere la telecamera, e quando tu, dopo che è finito tutto, dici, hai ripreso? No, ero troppo emozionato. Tu eri emozionato! Il mio ha ripreso per 3 ore e 45 il soffitto della sala parto. Era svenuto. Oh, mamma. Come si fa? Come si fa? Allora, gli uomini hanno solo un tipo di mutanda, o boxer o slip. Basta. Non entrano in contatto tra di loro. Due mondi separati. Io ho una personale teoria. L'uomo boxer, evidentemente, c'ha qualche cosa da nascondere. L'uomo slip si illude da avere qualche cosa da mostrare, ma sono proprio illusioni. Dai, per alzata di mano, quanti boxer? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, ok. Quanti slip? Sedici. Tutti gli altri col perizoma siete. Mamma mia. Mamma mia. No, invece noi donne proprio ci sbizzarriamo con l'intimo. Noi siamo fissate. Noi ci abbiamo il cassetto dei maglioni e l'armadio delle mutande. Noi ci abbiamo quella sexy comprata apposta per lui. Quella sexy comprata apposta per l'altro. C'è sempre un altro, ma ne dovete fare una ragione. Poi abbiamo quella rossa di Capodanno, quella zebrata, quella tigrata, quella leopardata. Sembra che dobbiamo andare in Africa a fare il safari. E ci dobbiamo mimetizzare il culo, perché non si sa che cosa dobbiamo fare. Ma quella che non può mancare è la mutanda per il dottore. Ma noi proprio usciamo a comprarcela. Che deve essere sexy ma introversa. E ce la mettiamo pure per andare dal dentista. Non si sa mai tra una trapanata e l'altra che cosa può succedere. Ma il famoso armadio delle mutande non è riempito da queste mutande qua, e noi donne lo sappiamo, è riempito dalle mutande quelle comode, no? Quelle con l'elastico molle. Quello che hanno perso la dignità, ma noi continuiamo a mettercele. Perché rientrano nella categoria amuleti. Perché è sicuro che il giorno in cui te le metti ti va di passare la notte qui da me? No, sinceramente non me la sento. E lui felice pensa, oggi ho trovato la donna giusta.